come procede la formazione di questo nuovo gruppo, che forse ha un compito ancora più importante nel 2020 del gruppo Under 19, che sarà Under 20 e che ha già vinto il suo europeo di categoria. Sicuramente la cosa che hai detto per ultima è la grande verità. Tutta la nostra permanenza nel primo livello dell'elite europea dipende da questo gruppo 2002-2003. Abbiamo iniziato a lavorare, in realtà qualcuno lo conoscevamo già dall'anno scorso. È stata una grandissima occasione in questo torneo di paese, che peraltro è stato organizzato in maniera superba dalla società del paese. 32 ragazzi nostri, Merano, Cassano, MT, Paese, Torri, Palazzolo, quindi l'elite insomma della pallamano di giovanile in questo momento in Italia. Abbiamo avuto a disposizione quindi la possibilità di vedere non solo i 32 ma anche gli altri ragazzi di questa fascia di età. Io penso sinceramente che sia una bellissima fascia di età, abbiamo tanta scelta, dobbiamo essere bravi noi a non sbagliare le scelte, ma sicuramente una trentina di ragazzi interessanti per questo livello c'è, e pensiamo di avere quindi davanti un lavoro proficuo, e pensiamo anche di avere chance per mantenere questa posizione che così brillantemente i ragazzi dal 2000 al 2001 hanno ottenuto. A questo gruppo mancava Tommaso Bortoli, mancava anche altri ragazzi come Elmerson, che gioca in questo momento a Flensburg, quindi siamo convinti che si possa fare veramente bene. Possiamo dire che in termini generali e in termini di lavoro complessivo che si sta facendo su questi ragazzi, il salto di Tbilisi ci ha proiettati in un'altra dimensione? Ma sì, penso che sia stato fondamentale quel passo lì, perché questi ragazzi hanno una consapevolezza di dover giocare contro Germania, Croazia, Svezia, Francia e così via, ma sanno anche che ci possono giocare, perché i loro compagni, i loro predecessori lo hanno dimostrato giocando con l'Ungheria, giocando con la Francia, giocando non solo con le squadre del gruppo B. E questo li rende più maturi, li rende consapevoli, possono pensare di avere la pallamano una chance di vita. Mentre per quanto riguarda la categoria superiore, questi ragazzi si stanno già facendo notare con la nazionale seniors, e questo probabilmente è un segnale ancora più importante di come siano loro il serbatoio e il futuro della pallamano italiana. Ma questo è un bellissimo segnale, è stato colto in maniera buonissima da Riccardo Trillini, ma da tutti noi, perché questi ragazzi devono arrivare in nazionale, chi prima chi dopo, con il giusto tempo, ma abbiamo già giocatori che possono tranquillamente, competendo con i under 20 delle altre nazioni, che fanno parte delle squadre nazionali. Io sono molto contento che già 4 siano in questa rosa, penso che al più presto ne saranno anche di più. Questo è il serbatoio della nazionale senior ed è un bel serbatoio.